Oh, ma quindi raga, questa live così, new style degli amichetti, ci è piaciuta? Beh, no, beh, te lo potevi dire di no, non è un problema, cioè, torniamo nella mia Hai bevuto stanza. tutto l'aceto di un pickle? Ti capisco. L'ho inalato. Sì, Che dicono? ti chiedono se è una canna. Raga, tutto Purtroppo ok? Vai, fatta l'ultimo. no. L'ultimo beacon, sì. Ora corro fortissimo, vero? È un beacon. Non giochi a Minecraft, Sì, so che sono tipo una delle ultime aggiunte, no? Si vede. tra No, l'altro. No, davvero? tipo Sono andato anche con i dall'inizio. beacon? Davvero? Tipo Allora vuol questa dire che non ci ho piramide giocato che fai abbastanza. con il beacon al centro che lancia questo fascio di luce e tu puoi. E tu puoi scegliere il power up che È perché ti dà, quindi Aperta fa tipo. ridere l'Egitto, piramide, Ah. capito? E quindi puoi scegliere il power up, tipo correre più veloce, saltare più veloce, o cazzi, Scavi saltare più più veloce, veloce. vabbè. Nell'arco di X blocchi da dove è posizionato questo coso qua. Più fai alta la piramide, più è ampio il raggio. Quindi Ok. vabbè, questa era la battuta. Nonno Bert e Anna LOL l'abbiamo già fatto. Nonno Bert l'abbiamo fatto. Anche Anna. Anna LOL. L'abbiamo già fatte, ragazzi, te. Comunque stasera lagga troppo, non so se è un problema mio. Penso sia un problema tuo perché nessun altro si è Vero. lamentato. Cioè, Sto guardando almeno. al momento anch'io, quindi Ah, no. provate ad avvicinare un po' il make-up. Adesso che ci liamo, sì, lo avviciniamo un Meglio po'. staccare l'induzione, se vuoi. Così non c'è la ventola. Qui non ci sono gli ultrasuoni. Non si può spegnere. No, l'ho staccata. Sto panino mi fa voglia di fare sesso col panino. Vai, vai, E col tutto tuo. cuoco? Anche col cuoco. Col cuoco e col panino? Ok. Madonna, raga, sono passata dietro quella luce, c'erano 25 animali che mi hanno attaccato, figa. Tutti là. 25 animali, mi passi anche un pezzo di Scottex che faccio schifo. Penso che Cristo abbia fatto la salva, ma me la sono persa perché ho visto l'alert ma non ho C'è visto una scritto in scimice. chat. Sullo Scottex. Presidente sul pezzo Passami tutto il di rotolo. La gestisco io. Scottex. Con il cuoco nel panino, chiedono. Soprattutto. Ma Totta fuma? No, 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 no,
Tutta puttana. No, non gli mettere paura, che sennò inizia a puzzare. Dai, adesso è bello. No, perché ha volato, puttana di merda. Che cazzo ti aspettavi? Non lo so. Dai, adesso è un bel momento chill, proprio tranquilli tutto quanto. Anna chiede, non sono stata accettata nelle scuole dei sogni, dovrei porre fine alla mia esistenza? No. Mi dissocio, Anna. Una scuola non cambierà il corso della tua vita. Ma assolutamente no. Anna Trafamerica, grazie mille per il sub. Ok, facciamo quel gioco, è un 10 anche se ci perdi un anno, riprovaci. Dai, mentre ce la cigliamo, è un 10 ma. Ma. Va bene, va bene. Ok. Cos'è allora, è un trend che sta andando su TikTok dove dici, tipo, su una scala da 1 il tuo potenziale partner, che sia maschio o femmina, in questo caso. Michelle Hunziker. No, qualsiasi persona generale, non Michelle una persona Hunziker. Specifica, va bene. E devi dire, ad esempio, ho io faccio... sulla schiena. È un 10. Cosa sulla schiena? Quindi è un moscerino. Le tipo, formiche. È un 10, ok? Quindi è una bella ragazza nel tuo caso, però... E metti una cosa negativa che fanno, tipo, è un 10, però è la persona più superficiale sulla faccia della terra. Allora 11. Tu mi devi dire che tipo, che numero ti diventa, capito? Quindi ti può restare 10 e ti può diventare un 3. E puoi fare anche il contrario, dire magari un numero è un 2, ma è ricca, sfondata e ti dà tutti i soldi che vuoi. 8. Ok. Capito? Ok, vai Berto. L'unico che sta masticando ieri fortissimo. Ho cominciato io. Se mi hai potuto rispondere ora mi potevi rispondere. Ti passi la cochina, Batch? Certo. Dai. Allora, un 10 ma parla corsivo. 11. Se lo fa ironicamente, sì. No, se lo fa ironicamente è easy, non cambia niente. Se lo fa ironicamente, sì, sti cazzi. 10, stesso voto. Vabbè, dai, inizio io che Berto sta mangiando. Vabbè. Grazie, ti voglio bene. È un 10. Ma può dire grazie, ti voglio bene? Vuol dire tutte le altre frasi, sì. Tranne l'unica che servono. Cioè. È un 10. È un 10, ma caga il cazzo come totta. Ma crede fermamente all'oroscopo. Devi dire. È un 10, ma crede fermamente nell'oroscopo. 0. È un 10, ma crede fermamente nel. Aspetta, quanto fermamente? Non potevo dire zie. Anche questa, vero? No. Quanto fermamente, zie? Mi dissocio. Nel senso che non si muove. Scusate. Cioè, per la serie che lei ti dice: no, perché tu sei uno scorpione, tu lo sei so, così, così fai questo perché fai quello. Ah, no, ho visto Paolo Fox a zero, assolutamente zero.
Assolutamente zero. È un 4. Ok. È un 4. Cazzo, una live che avrei voluto tenere. È un 4, ma ti cucina sempre ogni volta quello che vuoi perfettamente. 6. 6, figa, 9. 6. 4 cucino meglio io. No, ma quello che vuoi perfettamente. Sì, ma tu non devi fare nessun minimo sforzo. Ma è un 4. Cioè, tu hai voglia di qualcosa di strano. Se è un 4 si eleva per forza a un 7, dai. Ok. Ci sta. Domanda. Aspetta. Di sa fare i tortellini con la panna? Sto puttana. Avendo superato i 3 anni e mezzo, penso di sì. questo non avevi specificato l'età allora, Di carcere. È un 8, ma russa fortissimo. Sono io. Per me resta 8. Io non dormo, non sei un 8, sonno, sei un 10. Che è secco come pochi. Sì, ma non mi darebbe un po' cambia. Fastidio, forse 7. Bertra, quando doveva svegliarmi, veniva proprio in camera a scuotermi nel letto. E dopo ore e ore di sesso mi svegliavo. Allora, è un 9, ma non fa del buon sesso. 6. 4. 6, 7. Potrei abbassare ancora il mio voto in realtà. Per me 7. Mangiala dalla fine. Mangiala dalla fine. Senti i suoni gutturalissimi. Che schifo. Che schifo. Io intanto sto facendo i complimenti al cuoco in questo momento. Glieli fai dopo in privato i complimenti. Sto diventando un mukbang. Adesso spunta Nicco da qualche parte. Chi? Nicco Cado Avocado. Nicco Cado Avocado. Ah, Nicco Cado Avocado. Dopo ti faccio i complimenti. Ci mi suggeriscono anche dalla chat. Ecco, grazie, suggeriteceli in chat. È un 10, ma ha un odore sgradevole costantemente. Wow, sono 3. Io? Zero. Non sei un 10. 3. Ce ne sono molto di più. 0. 0, assolutamente. Non no, piuttosto vomito. Cioè, no, 0 proprio. È un 10, ma è un otaku fortissimo. 0, per me 0. Proprio 0. Sembra essere proprio cosplay. Ti parla costantemente di manga. Stavo 10. Per dire la stessa parola di prima. Le sue ship preferite. No, 0. 2. 0, sì, per me 2. Assolutamente 0. Però avendo un'età mentale così bassa puoi manipolare. Allora, è un 2. 12. È un 2, ma mentalmente vi capite perfettamente, siete sempre sulla stessa linea. Cazzo. Su tutto ed è proprio fortissima attrazione mentale, ma è un 2. 6. 7. 8. Pure 9. Io ho sempre il mio discorso base, sì, che mi si deve rizzare. È un 10, ma è sopra i 130 kg. Non è un 10. Non è un 10. Era per Berta questa qua. Ti ricordi quella che abbiamo avuto la conversazione prima di Berta che diceva se una grassa a me non piace? E c'è stata la conversazione di ore. Beh, che dipende, è durata. Dove io dicevo che è una minchiata. Magari è alta 2,5 metri. Ma se è alta 2,5 metri. È un 10, ma è alta 2,5 metri. Troppo. Sei invivibile. No, però ho detto è sopra i 130 kg. Magari in realtà 2,5 metri, ha un fisicone della Madonna. Minchia. 120 forse kg di massa magra. Forse con Totta vale 120 meno. 120 kg di massa magra? Te l'ha detto il tuo chirurgo? Allora, forse con Totta vale meno, però è un 10 ma è 30 cm più alta di te. 12, 30, 30, 50. A me frega un cazzo, cioè... A Bertra ti sono quelle alte. Cioè, no, più che altro 30 sono tanti, nel senso, 30 dovrebbe dire 2,10 m, però è quella di prima che pesa 130 kg, va bene. 2,15 m, sì. Allora, è un 10 ma ha un qui molto basso. 0. Mi taglio no, cazzo, non ce la faccio. 3 al massimo. Cioè, allora dipende. No, nel senso basso. Qui basso se non cosa... ci puoi avere una conversazione un minimo seria. Era uno. Cioè, nel cioè senso ok, non è nella fascia sottile della gaussiana. No, no, è proprio in fondo. cioè, dipende. Per una relazione fatele anche zero, il contrario, tipo è un 2, no. Ma è un 10, ma i 10 sono i centimetri di cazzo in più di te. 30. Boh, quindi 30 cioè, totale. 10 centimetri più 0 non è un grosso problema. Mi spiace per ah, lui. Ecco, è un 10, ma, ma fa sempre TikTok con i balletti cringe. Tipo almeno 2 al giorno. Se... 2 al giorno li reggo, 2 al giorno li reggo. Me... Dipende, se Simone Berlini ci sto. Cazzo me ne frega. 2 al giorno mi resta un 9. Lanza. Se è una cosa che mi dici ogni tipo ma Alessia Lanza fa non uno. Fa i balletti cringe. Negli ultimi 6 mesi. Scusa, non conoscevo prima la Seranza praticamente.
È un 6, ma si comporta perfettamente come Bertra. 6. 12. 1 ah, è un 1. Un 1, ma del sesso incredibile. Zia, no. È pazzesco, sì. Non arrivo al sesso, purtroppo. Cioè, io mi fermo allo step prima in cui dovrebbe fare così. In cui piango. E quello c'è comunque. Che tra l'altro c'era con una... Sì. Una delle ex storiche di Bertra che tutti noi conosciamo, quella che odio. Tutti quanti il nostro gruppo di amici faceva o fa del sesso incredibile o non ci spieghiamo perché. Aspetta, ci ma sta quale? Assieme. Quella che. Quella. Ah, ok. Facciamo o fa del sesso incredibile o non ci capiamo perché. E la risposta era, è stata no. Era quindi... come scopare con una plancia di legno che stava così. Quindi bellissimo. E Madonna, quanto ci sei stata insieme? Non lo so, finché è riuscito a togliersi le schegge. Era terribile dalla cappella ogni volta. Quella che mi si era infilata nell'uretra però non era stata male. Comunque, dicevamo. Beh, è un 7 ma è alta e muscolosa per Bertra e 25. 48. 50. Bertra ah, per me è boh. Bella lì, cioè rimane un 7, diventa un 8 nel caso. È un 10 ma è la sorella di Tizio Denti. 15. È un 10 ma alla fine del suo nickname c'è VGF. Quindi vuol dire che ha meno di 6 anni. 30. È uscito identico tra l'altro. È un 2 ma è rossa. 2. Sono 2. 1 perché il rosso rischiava di puzzare in percentuale. Eh? I rossi hanno spesso hanno problematiche di sudorazione. Non ho i capelli acidi. Rossi. Cos'è questa inculata? Perché io ho problemi di sudorazione. Sì, non nel senso che suda tanto, nel senso che non ti senti palle. Talmente c'è uno che ha scritto è 10 mod tutti gli streamer. Mi è venuto in mente Camilla, l'amorosa attuale di Giovanni. Una delle prime conversazioni che hanno avuto è: io faccio lo youtuber di lavoro. E lei ha fatto: ma un lavoro serio non te lo trovi tipo il muratore? Vabbè. Una delle prime conversazioni che hanno avuto. Io Camilla le voglio molto bene. A parte che mi è ancora sulla coscienza per il compleanno di Leo. Sì. Però porca puttana crede all'oroscopo. All'oroscopo. E ai tarocchi. E ai tarocchi. È un 6 ma ha delle perversioni incredibilmente strane, dolorose e specifiche. 8. Anche 9. E dipende. Ma che senso? Scusa, se magari la superversione tira più calci Se 12. Tipo ti metto un chiodo nell'uretra. Zia, lì la 100. Picchio io, non è un problema. Cioè il superiorità fisica. È un 10. No, ma... è la stessa di 120 kg e un 2,10 m di prima. Raga, questo è greve, questo è greve. È un 10 ma si tocca su Boku no Pico. Zero, perché purtroppo... Cioè preferisco figlia. Non scoprire come va avanti questa cosa. Beh, Totta un po' si è toccata quella sera, aveva detto. Non l'ho mai visto, quindi... E c'è un bambino. Vuoi reagirci adesso in live? No. È un 4, ma vi compro tutto ciò che volete. Sugar mommy estrema. Beh, la nonna di Totta. 7, sì. Non è un 4, mia nonna. Tua nonna è un 10 pieno. Cazzo, sì. Tua mamma è un 10 pieno. Salve, signora. La legge della maniglia. Prima la nonna e poi la famiglia. No, sono 3 anni e mezzo. È un 4, ma sa rispondere a tutte le tue domande e risolve tutti i tuoi problemi. Cazzo, è mia madre. 10. Pago una psicologa apposta. Oh, ma questa è una formica che ho bevuto. Andiamo. Buona. Non è neanche la prima. Infatti. È un 10, ma è un furry. 2, raga. 0 in realtà. 2. Dipende dal livello di quanto furry. Che ha la fursuit e va alle convention. E ogni tanto furry. Vuole apre il suo taschino sul culo e dice scopa mia pecorina. E là c'è da fare game. Allora, sull'ultimo step ci potrei anche stare. Allora, sul però... sesso furry proprio 0, no. Dai. Sesso furry. Se vedo tu solo il culo va bene. Tu ti scopri in costume? No. No, c'è il costume proprio. Se ti stai scopando una mascotte. No. Il Gabibbo ti stai scopando. Madonna, 100, 100. Allora 10, sì, allora 10. 1000, 1000. Ieri mi hanno chiesto, tipo, dei miei amici mi fanno male, ma se Jerry Scotti ti chiede se vuoi vedere il mio cazzo cosa gli dirà? Si faccio raga, ovvio! Sì. Chi è che non vorrebbe vedere il pene di Jerry Scotti? Smile. Beh, io... sì, lo vedrai. No. Ti dirò. Un cazzo. Beh, dai, cosa? Avere nel portfolio dire ho visto il cazzo di Jerry Scotti. Avere nel culo il cazzo di Jerry Scotti. Allora. Averlo nel portafoglio. Allora, è un... Aspetta. Stiamo parlando solo di sesso occasionale o anche di relazioni durature? Questo è il problema, perché se mi dici sesso occasionale... Ok, allora no, lo specifico. Aspetta, stavo parlando del cazzo diverso. No, allora, ora lo specifico. Sì, cioè, quella fighissima relazione scema duratura. Relazione duratura. È un 10. Sì? Sì. Ma... Non è un 10. No, è un 10, ma l'eccita tantissimo fare sesso con altri e fare che tu guardi. Zero. Secco. No, non ce la farei. Mm. Zero.
Se fosse senza me che guardo come un povero coglione ci starei, ma... Quindi solo un tradimento? No, un triso. No, vabbè, no, nel senso una relazione aperta ci potrei stare. 10, non se me ne frega. Però cac, non penso che mi piaccia molto. No, io 0, finisce a coltellate. Ok. No, penso che anch'io ce la farei. È un 10, ma è un fan sfegatato. No, aspetta, tu non hai risposto. Qual era? Quella che faccia sicuramente. Ah, no, 0. Per me 0, assolutamente. Cos'è che hai detto? È un 10, ma è un fan sfegatato. È un 10, ma è un fan sfegatato. Di? Di te. Ah. Mentre ti scopa dice ok, stai per sborrare. Meno 3. Bertra, demonetizzami. Spam pam pam. No, 0. Cioè, no, non ce la farei io, cioè, neanche 8, prego un cazzo. Cioè, per l'occasionale ci posso stare, ma mica in relazione. No, dai, dite sia relazione che occasionale. Occasionale ci può stare. Erano 10? Sì. Occasionale pure 7, 8, che cazzo me ne frega. Occasionale, cazzo te ne frega, ci devi parlare 12 minuti. Sì, ma forse, appunto, sono tantissimi. Cioè, effettivamente 12 minuti di parlare 6 secondi di sesso. Tempo fa mi ha fatto ridere che c'era, anni fa. Perché c'ho il computer pieno di unto, raga. Prima che conoscessi Clara. Prima che conoscessi Clara e Giovanni era anche lui single. A un certo punto io Giovanni mi disse: avevo scritto a questa fan super carina. No. Ho scritto a questa fan super carina, era del 98. Di santo il primo messaggio che gli ho scritto è stato: oh mio Dio, non ci credo, mai scritto, che figo, no, non ci credo. Ma che... Ho lasciato perdere. E ho fatto: ma sai che gli avevo scritto anch'io mesi fa? Stessa reazione? Sarà fan? Te fa: ma sai che gli avevo scritto anch'io mesi fa? Stessa reazione? Ho fatto: ma vedo che è recidiva come ragazza. Com'è che si chiama? Dopo ti passo contatto. Ok, grazie. È un 4 ma alla risata di Dlarz 10, raga. 10 assolutamente. Io amo la risata di Dlarz, è bellissima, cazzo. Ridere sempre. È un 2 ma è straricca. Ancora. Per me per una reazione duratura, 5, 6, non di più, cioè. Ma è interessato i soldi granché. A me è un botto, però devo. L'avete sentito anche voi? Sì, è la pompa. Ah. C'è una pompa. E tu hai fatto il bagno prima senza saperlo? È un 10, ma ho di tuoi amici e dici di rompere l'amicizia con loro. Wow, Bertra, dici se hai mai avuto esperienze del genere? Mai, no? Non ho idea. Non ti viene in mente? Ho fame. 0. Hai fame? Ho fame. Cioè, si è mangiato un hamburger e mezzo, capisci? Zero. Che non sono io il problema, che non lo sfamo abbastanza. Aspetta, fammi leggere la chat. È un 10, ma finge di avere una malattia terminale. Ho un permesso di dare. Come lo... Tu ridi? 10. Sì, a te? A me? Porco 2, animale infame. 10 pieno. 10, sì. Sì, 10. Dussy Cat, why you don't swim in the pool? È un 4, ma ha la voce del Masseo. 0. Ti dirò 0, sì. Purtroppo. 0. 0. 0. È un 4, ma è il Masseo. È un 1000. È un 2, ma ti dà le idee perfette per i contenuti. Che ogni idea che ti dà è da 500.000 views. Sì, vero, vero. Sì, vero, sì, vero. Sì, sì, sì. 7. 10, infinito. 8. Infinito. 8. No, vabbè, un 2, quindi 8. Mi piace, sì, che preferiamo 7. Le idee dei video ai soldi. Ma perché le idee dei video danno più soldi dei soldi e basta. Beh, io per i soldi. Poi no, cioè, e sono tuoi. Diciamo, ti dà anche almeno un po' di soddisfazione. Almeno tutto. Sono tuoi. Amo, ho detto video da 500.000 views ognuno, ogni idea. Cioè, capisci che sono soldi. È un 10, ma 3. Fai 20 video merda. Al mese. 3. Ho già dato, grazie. 4. 15. È un 3, ma ti sputa in bocca 20. È un 9, ma no, racconta... ecco. È un 3, ma ti sputa in bocca 0. Cioè, io una che non mi piace che mi sputa in bocca, cioè, no, se ti piglio a pugni in gola, zero, cioè, non levati dai coglioni. È un 9, ma racconta tutte le vostre esperienze sessuali a tutti. 10. 7. 8. Mi darebbe così tanto fastidio. Indifferente. Effettivamente. E 8. Frega onestamente 8, dai, un topo cazzo. Giusto uno, perché c'è, sì, gli tolgo un punto giusto perché c'ha fatti i cazzi tuoi, nel senso. È un 10, ma vi costringe a farla apparire nelle live e video per aumentare il numero di zero. Follower su Instagram. Zero. Totale. Zero. Cloud chasing 0. Meno 10. Meno 20. No, odio. Ti clocco in bocca con un destro fortissimo. Io mi ricordo che anni fa... Aspetta, ma perché dal nulla uno ha scritto: Bertra, ti piace il Kinder Paradiso? Sì. Mi passi il cannello. C'era anni fa, io mi ricordo che mi trovai con una fan. Ti trombasti una fan? No. Complimenti. Non arrivai a tanto. Avete mai fatto sesso una fan? Sì. Sì. E... quante? Sì. Tu? Sesso? Sesso. 2. Vabbè, sesso preliminare. Scusa, tu sei una mia fan? Sì. No, sempre 2. Sempre 2. Allora sono in più.
Io... Limonato 5-6. Limonato 75. Tra l'altro, una di queste di limonato così. Ero andato a trovare tutto era quanto. Era quella dodicenne? Sì. No, ma adesso 12, prima era 8. Ah, ok, ok. E vabbè, sta qua che ci eravamo trovati, usciti, ci eravamo limonati. She's e poi ready. Fa, mentre dopo esatto. Che ci eravamo limonati tutto, che doveva, avevo preso l'hotel per stare lì, fa, ma perché c'è, mi tagli una storia in Instagram così a caso? Cringe. Eh? Cringe. Ma sì, dai, cioè, così mi tagli che così facciamo vedere che siamo assieme. No, grazie, arrivederci. Ecco, io non ce la farei mai a stare con qualcuno che mi segue. Mai nella vita. No, dipende quanto mi segue. No, ma allora, cioè, se mi segue tanto, se una persona Clara mi seguiva. Clara mi aveva visto dei video tramite le sue sorelle, ma scritto così. Allora non ti seguiva. Sì, però cioè, sapeva se chi era. Se ti vede dai video delle sorelle non ti seguiva, sì, capisci? Ma allora la questione è cioè se apprezza i miei contenuti, le piace guardarli, bella lì, mi fa piacere. Se però, non è inquietante, cioè, avere quella che mi sveglia e mi dice cioè, andiamo a girare TikTok, cioè gli metto le mani in faccia. Beh, l'ex di Bertra l'aveva conosciuta tramite un box domande di Andrea. Dario aveva scritto ad Andrea e è molto carino quello lì, me lo fai conoscere? Andrea ha fatto sì, gli ha passato il contatto e si era messo insieme. È perché mi aveva conosciuto da un suo amico che era mio extra fan, infatti poi l'ho conosciuto. Ok, però questo ci sta perché se non è tuo fan diretto no, ci sta. No, no, quello che però tuo fan diretto tanto, no, zero, no, per me assolutamente. No, ma neanche neanche Ons. Ons canta il mio... Cazzo, non è che no, sente... No, io neanche Ons, non Dio, ce la faccio, fan. Sì. Ma mi darebbe fastidio, mi darebbe troppo fastidio tanto fare qualcosa con qualcuno che lo fa solo perché è tuo fan, zio. È tremendo, zio. No, per me non... Sono 12, sì, tanto. 12 secondi di agonia, non è un problema. Di agonia, figa. Sì, fa malissimo fare sesso. A voi non fa male fare sesso? Ok. Meno tu sei ancora nella fase in cui sanguini, non hai fatto le croste? Schifo, dai. I sanguini? No, a me esce il pus. Ai! Vabbè, ma tanto glielo lasci dentro, quindi. Dicevamo. È un 10, ma gioca sempre a LOL. 0 13 dipende quanto spesso. Spesso, tipo il 70% del tuo giorno è giocare all'OL. Io no, una delle mie cioè una delle mie fantasie d'amore della vita è avere le due postazioni vicine. La mia. Anch'io, però per giocare con Ste intanto ogni tanto ci facciamo un seghino a vicenda. È un 10, ma crede che il Covid sia un'invenzione di Bill Gates. 3, 2, 1. 0, sì, per l'ONS sì, per il resto no. È un 2, ma adoro i tuoi amici. Un 2. Resta un 2. Cioè, adoro i tuoi amici. Sì. 2. Anch'io voglio bene. Tutti adoro i miei amici. Eppure rimango un 2. Cioè, non hai amici? Esatto. O no? È un 8, ma shoppa su Clash Royale. Cazzo, sono io. 10. No, vabbè, 8. Cazzo, me ne frega. Cioè, giochi free to play, pay to win. Esistono. Perché sono soldi tuoi, cazzi tuoi. Fai quello che vuoi, nel senso. Leo, è un 3, ma è il diamante su LOL. 3 è un 3, ma ti aiuta ad arrivare al diamante su LOL. 10 e 3, ma ti carri a Grandmaster. Ma in realtà io ho sempre giocato da solo, quindi no, penso che sarebbe sempre 3. 10, ma è un cane. 10 è un 10, ma gioca a padel. Madonna, 3 è un 10, ma è infottuto con le cripto, raga. Cioè, mette le storie con le cripto. Al gruppo no, Telegram. Se mette le storie, no, sì. No, ha in bio su Instagram cripto to the moon, cripto lover. Con zero, sì, ma ecco, sempre per lo stesso motivo di prima. È un 10, ma in bio cripto lover. Per me è lo stesso livello del fan otaku che ti parlava di tutto quanto. Allora, stesso livello. Dipende, se ci fattura con le cripto ci posso stare. Solo perché vuoi scorcare i soldi? Sì. Troia. Quindi 10. Ma altrimenti... boh, 4. Mi spiegate perché c'è... Cioè, se per via traversa hanno i soldi va bene, mentre se hanno i soldi diretto no, non si... Ma io ho detto che andava bene quello. Ah, non okay, che me ne frega. Ok. Mi passi il... Cazzo. Il fuego. Grazie. È un 10, ma è un ex di tua madre. Per me c'è un problema su questa cosa. È un 10, ma è un ex di tuo padre. Ok. Ne parlerei con mio padre. Anch'io. Ho un rapporto abbastanza... No, a tuo padre non dà problemi. Bella, cioè... Ok, per sapere se dava problemi a te. Non ti darebbe fastidio fare sesso con la stessa persona che ho fatto sesso tuo padre? No. Lo faccio sempre con mia madre. I suoi sono qua dalla retina. Cioè, c'è una zanzariera. Mi in mezzo. Sono sul divano. Oh no. Vabbè. Mi aspettano. Noi torniamo a casa passando da fuori, lui entra su cazzi fuori. È un 8, ma ti fa salire in Italia. 2.
È un 10, ma ha un pesantissimo accento napoletano. Te lo stavo per dire. Zero, te lo stavo zero, per dire. Zero, zero. Zero spaccato, cioè, raga. Se tu fai sesso, finisci fa. Wow. Guarda, sfacimma. Sfacimma che... perché yeah. Oh, andiamo a prendere una pizza a portafoglio, poi riniziamo. Zero. Poi si ritrova, comincia da zero. No, zero. A me ha un 10, ma un accento forte romano. Zero, zero. Accento, no, accento romano pesante di quello romano, è vero? Zero. Sì. È di Tor Monaca. Tor Bella Monaca. No, ma qualsiasi accento pesante per me è zero, assolutamente. È un 10, ma abita nel Corviale. Un toscano potente? No, zero. Che ti dice, dai, facciamo bella... un po' di sesso. No, qualsiasi cosa. Carlotta! No. Dai, Gioia, vieni qua. No. Vada con garba al mio. Vuoi vedere la mia maremma? Mi garba la minchia. Sono toscani. No. No, però potrebbero guardarci i toscani perché mi seguono tutti gli infermieri dell'ospedale. Ciao infermieri, ciao, infermieri dell'ospedale. Mi mettete un catetere? È un 4, ma è un meme god. 4. 4. Già, complimenti, ottima skill. Sì. È un 2, ma accento pugliese, 0. Meno 10. Qual è la cosa positiva in questo? Fetish strano. Fan pugliese che ha scritto questo messaggio. È un 10, ma è vegana, di quelle che rompono il cazzo peso. 3. 5. Cioè, limita anche la tua libertà personale nel mondo. No, può limitare 3. La mia libertà personale. 2, cioè. È un 10. Ma si veste da zarra di periferia con la tuta. 0, la, 0, la 0, coda 0, alta 0, così. 0, 0, o, 0, o se è un uomo 0, con il taglio 0, raso con 0, 0, il 0, coso. Non è un 10. 0, non è un 10. È un 10, ma è un maranza. 0. No, peso. Male, malissimo. 0. Ah, le mie palle. È un 10, ma fa le live IRL. Quelle brutte. Zero. Con te, tutto il tempo. È un 10, ma fa live IRL 24 ore su 24. Zero. Madonna. Zero. Zero. Vado a Grande Fratello piuttosto. Cioè. Almeno te paga. Esatto. Ok, ammettiamolo, social boom, nessuno di noi ti scoperebbe. Andiamo avanti. È un 6, ma ti fa Juve. Indifferente il calcio. È un 9, ma gli parte spesso It's me, Mario. 10. Quando vieni tu puoi fare Wahoo! Wahoo! Prendi il bottoncino che fa rumore e fai pling, cosa delle monetine. Bellissimo. È un 10. È Stepney, ma aspetta, è anche Surri. Si può aggiungere. Ragazzi, si può aggiungere alle shaky shaky scritti mali SHACKEY. Shakei. Shakei. Ragazzi, vi voglio bene, però dai. Non è vero, non vi vuole bene. No, è sì, un 8, sì. Ma ha 5 anni in meno. Per me va benissimo, la 23. Ne ha 20, ah. È preciso. 18, tota? Va bene. 18, 19, 19. Va benissimo. Tu col tuo... No, dai, 17enne, sei lì. Cioè, non starei mai con un 17enne, sincero. È un 10, ma ha 10 anni in meno. Va bene per me. No, frate. Io arrivo a 18 lo stesso. Oddio, oh, santo Leo. Puttana, Leo. Già. No, aspetta. No, fra 13 è un po' too much. 3 giorni. Fra 3 giorni, va bene. Porca troia, è grave. Tra 3 giorni è il tuo compleanno. Sì. 29. Ah. Non sapevo. Si sboccia? Grazie per avermi invitato. Ogni anno facevo la grigliata bevendo. Quest'anno ho detto sti gran cazzi, sto a casa. Fai non benissimo, fai benissimo. Di niente. Sì. Solo perché l'ultimo me l'ha uno sbatti. L'ultimo me l'ha rovinato. Sì, io tutti i miei compleanni li organizzo sempre per gli altri, cioè non ho mai organizzato un compleanno per me e infatti. Ma no, in realtà mi è super chill perché fidanzato mia madre mi fa come regalo di compleanno ogni volta mi compra la carne e fa lui la grigliata. Ok. Quindi lui mi fa come regalo ti faccio questo. Quindi noi ci mettiamo seduti, bottiglie di vino a sbanfo, carne a sbanfo e poi un idromassaggio. Beh, chiedevo un po' di figa qui. E poi sbocca. Sì. No, la figa l'avevo chiesta prima. Ah, ok. Era dopo. No, dopo. Dopo era la festa molto di Pino. È un 9, ma odia gli animali. Dipende fino quanto a che a te non puoi entrare in casa. No, sì, esatto. Cioè, cioè, se mi toglie Maya. Non si pone il problema. Ok, è un 10, ma è molto famoso al punto che intacca la vostra vita personale perché dieci. È proprio zero privacy perché è tipo di quelli che vengono seguiti paparazzati quelli eccetera che uscite sette, sui giornali eccetera al suo stile di vita probabilmente 10 7 8 sei così penso. Famoso anche uno sbrego dei sordi no si sta, ci sta 12 ma poi zia ma sai il conto perché quanto poi spinge? Quando ti ha detto i soldi fai no uguale ma tu scherzi ma sai essere tipo perché tipo di Billie Eilish quanto ti spinge il content madonna sì, basta sì, pensare al... fai la ricetta però con Billie Eilish di dietro che ti guarda pam e ogni tanto fa e ogni tanto fa I'm the bad esatto. Guy da. 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 Comunque, allora, è un 10 è un 10 ma non c'ha le gambe 13 non può scappare è un 10 ma il polpaccio davanti 10 sì raga un polpaccio davanti
È un 10, ma. Quanta gente c'hai in live, Tottina? 604. Porca troia, penso che rimasti. Sì, sì, ci vogliamo vedere. Allora, è un 8, ma parla sempre come se fosse un video ASMR. Meno 6. Io avevo un'amica che parlava solo questo. Madonna, non ce la farei. No, perché aveva problemi alle corde vocali. Ah, okay. Perché vabbè, allora... Dio, ci ha tirato una palla curva con questa cosa. Terribile. È un 10, ma urla quando parla. È di Roma? Sono io? No, non sono io. 4. 4. Boh, mi darebbe fastidio, ma dopo forse mi ci abituo. 7, è un 10, 6. Ma ha una patologia fississima sui video di brufoli. Guarda un botto di video di Pimple Pop. Sono io. 10, anch'io. 10, cioè, infatti... vediamoci insieme. Sì, sì, sì. Letteralmente, l'ultima ora abbiamo schiacciato i punti neri al tuo gatto. Sì, sì, no, ma per carità di Dio. Allora, è un'ottima parte in corsione, l'abbiamo già fatto. Cioè, qualcuno voleva scrivere Stephen Hawking. È un 10. Aspetta, qualcuno voleva scrivere, è un 10, ma è Stephen Hawking. Invece ha scritto, è un 10, ma è... Stephen Hawking. 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 È Steven che gioca hockey. È occhi di falco, quindi. No, re dei falchi. È un 10, ma va in spiaggia con le scarpe. 10. Davvero? Che cazzo mi frega? Domanda, sei un coglione. Domanda, tornati in hotel, posso leccare quei bei piedi, sì, sabbiosi? Sì, sì, allora, sì. Un 11. Non sono sabbiosi, però. Non c'ho sulle scarpe, non sì, perché entra un po' di sabbia, entra dentro bella sudata, poi si appiccica. Ah, che schifo. È un 10, ma pretende che ogni volta che ti cambi l'intimo, ti annusa così ed è felicissimo. Frega, cazzi. Cazzo, è un 10, ma pretende che tieni il tuo intimo per una settimana. Zero. Aspetta, che tu te lo tieni addosso? Sì, sì. Zero. No, zero. Perché... per poi passarglielo. Che schifo, no. Noi quei peticisti fortissimi. No, per una settimana, che schifo. È un 10, ma una volta al mese si fa cagare sul petto. Zero. Allora, è un 10? 9. Allora, è un 10? Solo perché è solo una volta al mese. Esatto. È un 10, ma ti caga nel letto e poi ti querela per in tribunale. Già fatto. A vero. A vero. Credo. 10. È un 10, ma si addormenta in live e arriva il pompieri. 10. Non lo so, mi sembra una cosa così strana, non potrebbe succedere a nessuno. No, qualcuno così scemo da addormentarsi. Ma era anche per caso questo 10 era anche ubriaco, ubriaca? Grazie Luchi, no, per no. La sub. Ah, è Veneto? Per caso? Sì. Hai i capelli rosa? Potrebbe, non lo so, cioè, sono adesso. Cose... Sì. No, allora, qualcuno ha scritto, è un 3 ma si lava due volte al giorno, che quindi non è... Sì? Quindi è un... Vabbè, è un 3 profumato. Sì. È un 3 allora, pulito. È un 10 ma si lava due volte al mese. 0. 0. 1, 0, 1. Cioè, onestamente... No, 0. Però non puzza. Comunque. Allora che... Non può non puzzare. Non puoi non puzzare. Sì, che puoi non puzzare. Se per due settimane? No, zia, è impossibile. Due settimane non ti lavi. Cioè, a meno che non vivi nella neve. Il mio sudore non puzza. Ho capito. Non lavarti per due settimane. Ok, i piedi nelle scarpe, quelle robe là, dopo un po' puzzano. 10. Hai idea dell'odore di un sottopalo? Cioè, io tengo le scarpe 3 ore e ho delle camere a gas. Se non mi lavo due settimane è la morte. No, ma veramente, passa due settimane senza lavarti e poi fai tipo... Io se non mi lavo per due giorni faccio così più che altro. No, esatto. No, io con la grattugina. Beh, l'uomo che non si lava dopo due giorni è sottopalla. Sì. L'odore del proprio sottopalla piace a tutti. Che schifo che fate, che schifo. No, tanto c'è proprio su uomo a è un 10, ma mostra il tipo su Omegle. Oh, vabbè. Dipende, c'è consenso da parte della persona a cui lo mostra. No. Su Omegle, è nella zona uncensored. Nella zona uncensored. Uncensored. Allora c'è consenso. Sì, allora... No, uncensored. Ah no, scusa, censored. Allora non c'è il consenso, non è molestia. 2, sei un maniaco. Ok. 10. È un 10, ma mentre scopate grida GG. GG Games, thanks for tutorial. Ti fa la... com'è quella 12. Di Blur, la GG Machine? Ogni tanto Blur fa sta roba che fa la GG, è tipo Railgun inizia a fare GG. Scusa, non guardo le live di Blur. È un 10, ma guarda le live di Blur. 2. È un 10, ma quando fallisci nel sesso ti fa as thanks for tutorial. 10. 10. Bellissimo. È un 10, ma ogni tua insicurezza ci fa pressione. 0, sì, perché dovrei starci insieme. No, 1. 0. 0, perché? Sei una cosa cattivissima. È un 10, ma la voce di Marza ti dice first try ogni volta che gli metti nella figa. 10. Oh, first try. Allora, per voi due... Sì, per voi due è un 10, ragazza super bella, ma la voce da uomo profondissima. 12.
Sei lì. Cioè, ma proprio giù là, cioè. Così la sera che ho voglia di cambiare un po', chiudo gli occhi, mi faccio fare una sega, dico... Sì, Marco, grande cazzo. Paolo. Puoi anche di pompino. No, Paolo, mio padre, ti prego. Puoi anche farti dare il culo al pompino, così sei a posto. Gli uomini non hanno il culo, cretino. Come diceva Dario Moccia, il culo non ha sesso. Un bel culo rasato è uguale per uomini e donne. Sì, peccato che sono state le palle. È un 8, allora, è un 8. È quello che temo io, cioè che a un certo punto le palle iniziano a fare così. È un 8, ma fuma un pacchetto di sigarette al giorno. Beh, dipende. Massimo. Se inizia a starmi antipatica, sa l'odore di fumo. Sa tanto odore di fumo? Sì. Quella mi dà fastidissimo. O cioè, obbligatoriamente. Un pacchetto è tanto. Clara, ok, dai, magari non un pacchetto. Possiamo anche mettere due sigarette. Ha sempre l'odore di fumo. Clara fumava 8-7 sigarette al giorno. Poi a un certo punto mi dava. Cioè, a me dava fastidio anche lei. E lei ha fatto dal giorno all'altro. Fa, ok, smetto. Bam, di botto ha smesso. Cioè, io anche. Anche te di botto? Anch'io. Porca puttana. Anch'io. Guarda che con le sigarette o smetti di botto o non smetti. No, non smetti. E cioè, è l'unico modo per smettere. Tutte le cazzate, sigarette elettroniche, IQOS, sono sì, solo sì, per sì, fumare. Io ho fumato per 6 mesi nella mia vita, mi è andata via la voce, faccio sti grancazzi. Preferisco la mia voce. Io ho provato le medie per fare il figo. È un 8, ma è un moderatore di Discord. 10. Gattine, dove siete? Mio, che detto? È un 8, ma è un moderatore di Discord. È un 10, ma è una colomba e una micetta di Bertolo di Leo. 100. 0. È un 9, ma alla no, è un 8, ma alla R moscia. Per me 10. Ma resta un 8. Anzi, 8 in realtà. Io dipende quanto moscia. Non so, il sesso con Fieri che era moscia come il mio uccello. Oh, mamma mia, 0. Terribile. No, tanto. No, sì, cioè se non ha la R, cioè tipo la mia è gestibile, secondo me. Tu non hai la R moscia. Sì, la R rotata lui. Sì, ma neanche me ne rendo conto. C'è un po' di rotacismo. Sì, ma neanche me ne rendo conto, cioè non è R. No, sì, non è R, se parli così. Sì, sì. Non mi darebbe troppo fastidio a me. Era un 8? Me frega anche un 5. Per me resta un 8. 5, 4. Per me è un 4, 3, 4. Cioè, più che altro cringe nelle discussioni. Sì. Sono molto arrabbiata con te. Ridi? Grazie Borna per i 50 bittini. Grazie. È un 8, ma parla in continuazione di un'altra persona. Non sempre della stessa, sempre di qualcun altro. Bastigas. Cioè, ti parla sempre di altre persone. 7. 5. 6. 6, concordo pure io. È un 10, ma ha lanciato due cornetti in faccia a un famoso youtuber, Romix, nel 2016. 26. È un 10, ma non ti permette di fare troppa attività fisica, di andare in palestra. 0. 10. È un 10, ma ti permette di fare tutta l'attività fisica che vuoi, ma anzi ti viene dietro e ti aiuta ed è super palestrata. Infinito. È infinito? È 10, ma è infinito. È infinito. È 10, ma quando vieni ti urla, vai uomo! La voce di Danny. 150. Bertra ha letteralmente la scheda fatta da Danny Lanzani. Infatti. È un 10, ma gestisce... È un 10, ma è la doppiatrice dei canali di cringe, quelli che fanno le cose che guardavi te. Oddio, 1-2-3-go. 1-2-3-go. No, non ce la faccio. Due. Che c'entra, non è che parla così pure nella vita. Sì, normale. Sì, parla così. Ah, parla così sempre. No, no, 0. È un 10, ma la voce da doppiatore tutto il tempo. Cioè che ti parla con tutta la voce impostata. Tutto il tempo avrà questa voce. È Gian Andrea. 10. Frega un cazzo, 10. Ma darebbe un po' fastidio dopo un po'. Ficcherei un botto con Luca Ward, mi spiace, cioè... È un 10, ma parla solo come i doppiatori di D-Max. Io? Cazzo, fratello! Meno 2! Ehi, sorella! Io che provo a parlare in un qualsiasi modo che non sia la mia voce normale. Tu che leggi una chat, a me fa troppo ridere. Ehi, allora... È un 10, ma al posto delle mani hai i piedi. 100. Non mi ricordo, era tipo forse una delle tue prime... C'era una delle tue prime sponsor, non mi ricordo, che avevi un problema che non riusciva a non fare questa voce. E poteva fare, grazie a questo sponsor... Intanto fate... Grazie a questo sponsor. È vero, quella che abbiamo registrato il giorno prima che il COVID. Sì, vero. Non ce la facevamo, tutti continuavamo a fare sta voce impostata. Abbiamo registrato un video, siamo stati insieme quella sera con Charlie e poi hanno chiuso Milano, la Lombardia. È un 10, ma sbiascica. Sempre. Sì. No, è 3, sì, non ci riuscirei a parlare. È un 10, ma ogni volta che uscite si ubriaca pesantissimo. 0. 0. 2. Zero, io odio la gente ubriaca, raga. Io c'è una cosa che io odio la gente che decide di bere, ma quello è alcolismo, quindi no. Cioè, sì, se posso scegliere di non stare con un alcolista, non ci sto. Già ci sono io. Esatto. Non vuoi stare con me? Ah, sì, sono astemio. Sei astemio? Quasi. Birrettina a parte ogni tanto. È un 9, ma ogni volta che ho un orgasmo provo ad ucciderti. Però non ci riesce mai. Beh, non quindi, ci riesce mai, però. Quindi con me non ha alcun problema, non ci proverebbe mai a uccidermi. 10. Non avevo valutato. È un 8, ma solo col trucco. 0. Cioè, però quant'è senza trucco? Infatti, zii. Quanto pesantemente. Dipende da chi si trucca, come si trucca. Cioè, onesto, a me quelle che hanno il cerone così mi piace, fanno... Cioè, a me dà senso proprio. Cioè, poi ci devi mettere la faccia.
È un 7, ma dovete scopare necessariamente 4 volte al giorno. Sempre. È un 7? È un 7. Quindi di meno del solito? Hai una vita veramente libera per cosa scusa. Tutti i giorni, 4 volte al cosa giorno. Cosa intendi per scopare? Mattina alle 6, a pranzo, cena e prima di andare a dormire. Ale, scusa, per scopare intendi un mio orgasmo o un rapporto? Finché non sbrugni non è finita. Vabbè, allora 4 volte le faccio in 5 minuti, ci sta. È la norma. Poi le fai anche di fila, quindi. Infatti, periodo refrattario di un secondo. È un 8, ma è fissato con i BTS. Tipo drastico. 4. A me quelli infottati non mi stanno sul cazzo i fanboy. Sì, assolutamente. Ma non perché sono i BTS, ma in generale. Infottati cioè. In generale qualcosa. È un 10, ma è fissato tantissimo con i militari. 2, 0. Cioè, zero. Oh, che bello, i militari, ho tutti i fucili. Guarda che bella la mia casacca. Assolutamente 0. Sì. È un 10. Beh, scusate, Nip ha scritto il suo primo messaggio. È il secondo, prima aveva scritto 500, ti ricordo. Ah, questo è il suo secondo messaggio, siete pronti? Vai. È un 10, ma il cadavere si sta raffreddando. 12, 9, 20, 8, questo è il secondo... 7, 6. Questo è il secondo messaggio che Nip ha mai scritto in chat. Grazie, Nip. Nip, grazie, secondo Nip, me hai un ottimo potenziale, dovresti fare content. È un 10, ma ti porta a tutti i comizi di Rifondazione Comunista, a un cartonato del CE. E... Zero. No, zero, sì. È una infognata per me, fan a palla. Quindi... È un 10, ma pretende che là lo mantieni a vita. Zero. 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 Stacce. Fortissimo, stacce. È un 10, ma è steso nel Mogan. 20. È un 10, ma vede le margherite dalle radici. È un 10, ma tutti i suoi ex sono misteriosamente scomparsi. Wow, sesso e morte. 10 solo per la possibilità di essere il bel prossimo. È un 10, ma quando entra in cucina te la riempi di cellophane. Madonna. 21. Mi piace la gente pulita. È un po' troppo pulita. È un 10, ma parla costantemente del suo ex. È un 10, ma un ex carcerato carcerata. 10. Dipende per cosa è stato carcerato. No, sì, ovvio. Cioè, evaso le tasse. 10. Presto ne avrò 2. Dimmi come. No, omicidio. Omicidio, 10, no, ma 0. 0. Evado le tasse, ma non è Stefano. Salutiamo Stefano che era ieri all'evento con noi. Ciao Stefano. T'ho conosciuto ieri, ti chiedo scusa. Sappiamo che non hai evaso le tasse, tranquillo. No, tranquillo, solo io le vado. Signori dell'Inps, vi aspetto. Cioè, venite stronzi. C'è una quantità di influencer che conosciamo che vadono le tasse, che si potrebbe proprio fare. Tipo Bertra. Io no, io non consenso. Io penso che una decina li conosco proprio tranquillamente. Io zero. Tu hai mai pagato le tasse? Aspetta, ma cosa intendi con evadere le tasse? Cosa? Nascondere dei guadagni tantissimo. In un qualsiasi modo, allora sì. Cioè, no, in realtà mi viene in mente solo uno. Io Bertra. No. No, non si dice. Non lo posso dire per ovvi motivi. Si dice il peccato. Ma non il cazzo. 8, faccio bene con lo scotto. Dopo voglio sapere tutti i nomi. No, okay. Io ne so solo una. Quanta roba è entrata in sta birra? È un 10, ma ogni volta che entra in casa urla: salvo tutti allenatori. 12, guadagna milioni e milioni. È un 10, ma è terapeutista. Quanto terapeutista? Fate vedere anche a me Berta. Cioè, quanto terapeutista? O lo sei o non lo sei, nel senso... Credi che la terra sia piatta? Zero. Così non mi darebbe neanche troppo fastidio. Se è uno di quelli che deve far valere la sua tesi, deve dirti che questi cazzi e mazzi. È un 10, ma affigge le sue 95 tesi alle porte di una chiesa in Germania. È un 8, ma fai doppi sensi da terza elementare. Siamo noi. Sono io. Siamo noi. Io sono un 10 in realtà. Noi. È un 10, ma ogni volta che sente la parola sborra ride. 10. 10. Così quando litighiamo posso fissare tutto in un attimo. È un 10, ma ogni volta che sento la parola cam ride. È un 8, ma è siciliano. Dipende. È un 8, ma ha un forte accento siciliano. Poldo 4. No, Poldo non ha un forte accento siciliano. Poldo non è un 8. Poldo è un 10. Esatto. È un 6, ma ha due lupi dentro. Uno è Francesco Totti. No, dai. È un 2, ma ha scoperto quali sono i due gender. 20. allora, perché, è un... Solo perché prenderà un premio. È un 9, è un 9, ma è infottata con tutta quella roba indie, profonda, Tumblr, eccetera. 2, io mi metto a piangere. 0. È un 2, ma ti rende veramente felice. Non è vero, un 2 non mi renderebbe felice. 7. Ma è un 2, ma 10. Se mi rende veramente felice, 10, scusa.
8, cioè 8-9. Berta, me, vuole, Berta vuole ma il sesso. Se ti rende veramente felice, scusa. Ma non... In tutto, tu sei proprio felice in tutto. E allora mi piace anche fisicamente, anche se è un 2, quindi non è un 2 per me. Quindi c'è una fallacia logica lì. Ma è un 2 oggettivo per tutti gli altri. Che poi wow, quindi la bellezza oggettiva? Nel 2022 totta? Secondo me... È un 10, ma un po' di Giorgia Meloni. 100. Dire che la bellezza non sia oggettiva è... Sai cos'è oggettivo? Una grossissima cazzo, io grabbo. È un 10, ma voto Casa Pound. Hai i piedi ciccioni! Sì, ho la pianta larga, è per questo che odio i piedi. Ho preso così, ho fatto proprio flop. Bertra, è un 10, ma voto Casa Pound. Sono delle cotolette, figa. Cotoletta col verificato? Cotoletta col verificato. Dicevo, è un 10, ma voto Casa Pound. Zero. È un 10, ma voto a Casa Pound, Salvini, Meloni, 0-0-0, tutti. Zero, proprio spaccato. È un 10, ma voto a Partito Animalista. Non mi frega un cazzo. Cioè, è un voto inutile perché quando cazzo vincerà mai il Partito Animalista? È un 2, ma voto al Partito Animalista. Sai che me l'hanno preso un voto che... 20. Io tempo fa alle votazioni ho scritto Arambe vive nei sondaggi liberi, l'hanno preso come voto per il Partito Animalista. E che ne sai? Era una battuta. Ah, scusa, non faceva ridere, quindi non l'avevo capito. Tranquilla, te la spiego dopo. Ti faccio un po' di mansplaining. Grazie. Rambe vive nei sondaggi aperti. È un 7,5. Però dopo, quando tornerà a casa con i suoi amici in auto, probabilmente finirà in un fosso. Ma aspetta. Sono 8,5. Ha detto 7,5. Ah. Poi stavo parlando di me. Che 10. Cazzo ti sono qua? No, ero io. No. È un 10, ma vota il Partito Comunista. Boh, mi dà sicuramente meno fastidio. Sì, mi dà molto meno fastidio. 8, però lo stesso, cioè, è troppo, cioè, un 7. Po' too much pure questo. 7, però dai. Intanto sai che ti manda le canne e fa dei gran bocchini. È un 10, ma pippa cocaina. 0. È un 10, zero. Secco 0. È un 10, no, ma un 10 ogni ma sabato... cocaina. Non mi darebbe fastidio. Zero. Per me zero. È un 10, è un 10, ma fa uso di qualsiasi sostanza pesante. A meno che non siano... Anche sostanze psicotrope. Se no, lo... a meno che non siano sostanze psicotrope. Se no, se non è una daily costante. Basis... No, allora no, uso costante no, chiaro, no, zero. No, se è tossicodipendenza avrei fatto. È un 10, ma ogni volta che uscite vuole portarti in un centro sociale. Zero. No. Ogni volta. No, ogni volta zero. Ogni volta zero. No, solo per causa della monotonia, non per altro. Sì. Cioè... Ma ogni, anche se mi vuole portare ogni volta in qualsiasi posto, anche il più figo del mondo. Ogni sabato sera vuole fare un centro sociale, il resto potete andare a ballare. È un 10, ma ogni sabato sera costringe ad andare a ballare. Ma proprio che fai chiusura. Ma tipo ballo tipo liscio, samba, sì, latinoamericano. Sì. Anche. 4. Okay. No, aspetta, mi porta a ballare, ma dove? In quali... Che musica mettono in questi posti? Reggaeton. Cicla. No, ma aspetta, non ho capito, ti porta a ballare in cicla? Non era quello la 10? Che cazzo? È un 9, ma iperprotettiva. Dipende fin quanto. Cioè che se rompe il cazzo... Rompe il cazzo. Sì, allora 2. 5. 2. 0. Porca puttana. È un 10, 2, ma è super gelosa. Cazzi tuoi. È un 10, ma è un cristiano fissato da seguire la lettera della Bibbia. 0. Zero. Oh, ne non altro, potrebbe scusate. Mai stare con me. Ne è un altro invece. Neanche per 10. Me, perché se è un cristiano sarebbe gay. È un 10, ma no. Non vuole fare sesso prima del matrimonio. Zero. Non perché è cristiano. No. Adotterei la tattica la tattica Jonas Brother. Ti sposi dopo 2 giorni. Esatto. E tuo fratello. Jonas Brother aveva fatto il voto di castità, uno si è sposato dopo due mesi con una tipa che frequentava. Vabbè, ma scusa, come gli americani, cioè il motivo per cui in America si sposano appena così giovani subito dopo la high school è perché in America sono molto più religiosi che in Italia. Che strano. Vero, molto strano. Sì, è come pensa, un paese così religioso che tipo... È un 10, ma di faccia è uguale a tua madre. 0. 100. No, 0. No, veramente inquietante. Non sarei 0. È un 10, ma vuole riconquistare è un la 10, terra, ma è uguale, la faccia è uguale alla mamma di Totto. È un 10, ma lotta pienamente ogni giorno per riconquistare Fiume. 10. Matta un culo. 10, ma viva Busto Arsizio. 0. È un 10, ma ha una delle leggere apologie fasciste. 0. 10. No, 0, assolutamente. 0, 0. 0. 0. 0, 0, 0. Però puoi fare... È 10, ma razzista. 0. 0. 0. È 10, ma omofobo. 0. 0. 10. È 10, ma non gli piace la carbonara. 0. Cazzo me ne fotte. Non so, bene o male sullo stesso livello. Me ne frega un cazzo. Sono onestamente cazzi suoi. Me ne frega nulla. Però a me la fa cucinare. Anzi, più carbonara per me. Infatti. A me la fa cucinare. Sì, ma solo con la melanzana al posto della pancetta. 0. Così quando ci va il guanciale ci posso stare. Anche al posto del guanciale. Pezzo di merda. Oh, al posto del bacon affumicato. Mi date un bacino. 10. Passo.
È un 10, ma è fissata con tutte le date che ritiene importanti, zero. Anche se non lo so. Zero perché per me è una memoria zero anche, pessima. Esatto, cioè con me durerebbe, cioè ci lasceremo dopo un sacco giorno, di tempo. Sì, nel senso. No, non potrei mai. Io dipende se mi procca quella parte del mio cervello che mi ricordo. Procca? È 10, ma è molto materialista. Come si dice procca? Material girl. Come si dice procca? Cos'è procca? Attiva. Mi si attiva? Quella parte, io mi ricordo tantissime cose. Io, Leo, ti giuro, a parte mi chiedo se fai sesso, poi mi ricordo se sei con Clara, però ti giuro. È venuto... Cioè, no, non sai, io sono gamer. Mi fa sì la Coca-Cola. Sai, io sono gay. No, perché io ho certe cose che mi ricordo delle date a cazzo di cane proprio tantissimo, o dei numeri proprio tantissimo. I numeri Mason. Raga, ma io non mi ricordo i compleanni di nessuno. Lascerò il fondo. Ma quella è la mia acqua. Ah no, questa è la mia acqua. Io sta cosa qua che non ho, tra l'altro. Tra parenti, cose stupidissime che ti ricordi nella vita e non sai perché. Una volta con mio padre facevamo una sfida di memoria, avevo 12 anni, e lui mi disse: adesso dai, penso, ti dico un numero, se te lo ricordi tra 4 ore hai vinto. Io me lo ricordo tuttora che era il numero 41. Dopo 16 anni non so perché mi ricordo ancora che lui mi disse il numero 41. Per me mi puoi dire pure 36, ora io che cazzo ne so se è vera questa storia, coglione di merda. Vabbè, che cazzo ne so io. Perché ora? Non hai chiamo fiducia nel prossimo. Chiamo tuo padre. No, ora chiami tuo padre. Adesso? Probabilmente non se lo ricorda. Però io queste cose qua che a cazzo di cane mi ricordo i numeri proprio stupidi. Material è un 10, ma ogni volta che fa una cringiata te la fa pesare per mesi, fa bene, zio. Sì, è un 10. God. Cioè, nel senso, cioè, è corretto far pesare le cringiate, dai, ci sta. Io ci posso stare. È un 10, ma usa il linguaggio da gamer. Quanto spesso? Pog. Zero, sì, zero. Kekv. Ha detto so cringe. La forbidden word, Pog. Zero. No. Zero, assolutamente. Per me è stonks. Per me è 5. No, per me è zero, cioè non ti farei conoscere i miei amici, non ti porterei in giro, mi vergognerei di te. Cioè proprio zero. Cioè, è un 10, ma fai equitazione. La rage quitti. Zero. Zero. Io odio chi fa equitazione. È un 10, ma non solo fai equitazione. Nelle storie mette sempre i cavalli. Sì, e dice. Ho scritto stella, il velle che salta. E dice anche tipo: se gli uomini fossero più come i cavalli. È un 10, ma una di quelle persone che dice che i cani sono migliori delle persone. Zero. Zero. Sono io. Gli cioè, manca senso, solo la parola. È un 10, ma una di quelle persone che dice che i cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone. 10. Grande cheat, ti faccio i miei complimenti. Grazie. E grazie Kingu per la sub. È un 10, ma è Kingu. 10. 10. No, aspetta, 07. 07. Come fai a saperlo? Perché mi ricordo un nickname. Ah, cazzo. Foto del cazzo. Cos'è 07? 15. 10, ma è ultra permaloso. 6-0. 10, ma sua madre ci prova con te costantemente. No, seriamente, stai con la tua tipa e sua madre ci prova con te. Cioè, tu vuoi starci, vuoi fidanzarti, tutto bene. Cioè, ma no, al massimo mi trovo il side piece più comodo di tutti. Che cazzo me ne fai? Cioè, ma che cazzo ti frega? Mi darebbe un sacco fastidio. Anche a me. Finché tu non ci stai. No, cioè, sei fidanzato. Ah, no, cioè, finché non ci stai. No, finché tu non ci stai con lei che ci prova. Sì, ovvio, ovvio. Sì, no, cioè, non ci staresti con lei che ci prova. No, palese. Cioè. Mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi. Che colore ha gli occhi la Gio? A chi? Aspetta, tua madre non mi ricordo Giovanna si chiama. No? Tua madre non si chiama Giovanna. Cioè, questo ha vissuto in casa mia. Gabriella, scusa. Non so come si chiama Gabriella. Che occhi, che colore ha gli occhi tua madre? Dimmi verdi. Marrone. Fuck! Perché? Perché c'è la canzone Mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre. Ah. Sai cosa ha fatto innamorare me? Sboccare in casa tua. Ci sta, è dormire nudo nell'appartamento che ti ho dato apposta. Cara, grazie che non hai mandato Clara a controllare se ero vivo. T'ho chiuso la porta a chiave, non ho mandato nessuno a controllare, potevi morire tranquilla. Ogni tanto venivo su, ogni due, una a guardarmi il due. Culo a fare. È un 10, ma ti davo una schicca nelle palle. Stuc. È un 10, ma c'ha un botto di ansia sociale. Boh, non ce la farei. Cioè, a che livello? Cioè, descrivi. Troppa gente non si esce, aperitivo non si esce, serata in discoteca non si esce. Sei, ho rotto il cazzo. No, cioè. Non ce la farei, 4, 3. 2, 1. Sì, più o meno, sì. No, per me... Un po' too much. Cioè, non puoi uscire con lei e qualcun altro? No, vabbè, con lei e qualcun altro no, è una roba diversa. Lui ha detto in discoteca quando c'è tanta gente. Ha detto aperitivo, ha detto... Sì, quando c'è tanta aperitivo. Gente. Quando c'è tanta gente. Cioè, se i tuoi amici ti dicono facciamo sushi stasera, tu dici no, non posso perché c'è la mia ragazza. Ci vado senza la mia ragazza. Ti molla. Scusa. E che cazzo mi frega? Cioè, nel senso, non è una roba, cioè, se non andare in discoteca, eccetera, quando c'è tanta... Vabbè, però non è un problema. Cioè, sì, nel senso... Sì, fastidio. Si possono fare le cose anche da soli. È un 4, ma dai il miglior sesso orale che tu abbia mai provato e mai proverai. Sette. Però il peggior sesso normale. No, no, no. 7.
10. 6. 10. Non lo so, non ho mai provato il sesso orale. Non hai mai provato. Quindi a prescindere 4. Sarebbe... È un 4, ma ti si siede in faccia ogni volta che vuoi. È un 4, ma fa sesso. Non ne esistono. Che schifo. Vabbè, dai, è una cosa ipotetica. Ma nessuno fa sesso. Ma è un'ipotetica? No, sì, ma cos'è il sesso? Cioè... Almeno prova a far finta che sia realistico. Dai, che cazzata. È un 4, ma si spoglia. Sì, davanti a te. È una donna? Sì. No, ma dai. Sì, raga, cioè... è un 10, ma è un ex Amish. 10. Ma è un ex, dai. È un 10, ma è un testimone. Ha ancora qualche lascito? Ha ancora qualche lascito? È un 10, ma è balbuziente. No, è che c'era per allora tre, mi parlava sopra e volevo ricominciare. È un 10, ma è totta. 3, 10. Grazie. 100. Grazie. Sono un 10. 10. No. Grazie, Orion, per la sub. Onion. 6 mesi. Eh sì, Onion era un tuo. Ah, giuro, Onion era mio. E ora te lo sei rubato tu. Sì. Ora ci fai sesso tu. Sì. Allora, è un 9, ma ha il suo nome è il tuo corrispettivo dell'altro sesso. Per me è molto grave. Leonardo e Riccarda. Alessia. Alessia ci può stare. Carlotto. Carlo. No, no, Carlotto. No, Carlo. Carlotto. Carlotto. No, sarebbe Carlo. Carletto. Allora, a me sarebbe Lea. Che cazzo si chiama Leonardo? Sì, un sacco di gente. Leonardo. Leonardo. Sì, che è un nome Leonardo. Carlotto non è un nome. Leonardo è un nome. Carlotto è mai sentito nome. Leonardo in vita mia. Sì, scusate, no, conoscete esiste. Qualche Riccardo? Riccardo non so se esiste. Sì, sì, esiste. Esiste, resiste, ma chi cazzo si chiama così? Spero poca gente. Però Carlotto non ci credo. Beh, Bertra esiste. Potrebbe avere altri nomi con cui si può chiamare. Ah, giusto. Giuseppina. Oh, grazie Lundras per la sub. È un 10, ma mena i coglioni fortissimo su quanto sia molto migliore. Ah, no, speravo no, finisse, no. Ma mena i coglioni fortissimo. Cazzo, cioè, si mena così le fantasie. 20. Mena i coglioni fortissimo su quanto la musica indie sia superiore a qualunque altra zero. Cosa. Zero. Madonna, la picchio a colpi di... Ma a prescindere se mena... A colpi di indie. Se mena tantissimo su qualsiasi cosa, cioè. Ah, scusate, sì. Sapete che io ho scoperto che la badessa fa musica ora? Ah, sì? Ora, da 4 anni, mo. Scusate, raga, io mi ero fermato all'app che ti permette di fare sesso con le tizie che dormono in metropoli. È il momento di tirare fuori questa storia. Tu non conosci davvero il post di La Badessa dove... Te l'hai perso? Un giorno scrisse su Facebook, sul suo profilo, ogni tanto ci penso e sarebbe una figata se qualcuno inventasse un'app che si chiama app per fare sesso con le ragazze che dormono sui mezzi pubblici. Cioè, perché alcune sono proprio carine, sarebbe bello farci sesso mentre dormo e servirebbe quest'app per farci no, sesso. No, non è vero, dai. Sì? Ma la stessa badessa che seguivo quello io. Che faceva i piccioni gialli di merda. Sì, lui. Ma che cazzo dice? Sì. Beh, ha trollato Anna, dai. Sì, dai. No, no, era serio, perché no. Poi l'ha cancellato, ha fatto le scuse, è stato proprio il whole, the whole nine yards. C'è stato un casino assurdo. E grazie al cazzo, ha fatto la extra clown fiesta e poi si è messa a fare quelle canzoni. Ne ho sentita una l'altro giorno, ho scoperto l'altro giorno, porca puttana che merda. Se voi ascoltate la badessa, subatevi comunque, però fate schifo al cazzo. È un 10 ma la barba. Madonna, sbova nella barba 10. 128. È un 10, ma metti i suoi vestiti su Vinted con tanto di pubblicità mattutina. Ho fatto solo ridere. È un 10, ma vende il proprio intimo online. 10. Cazzo che me soldi ne frega. Gratis. Se volete comprare le mutande di Todd, scrivete in PVT da me. Allora, Berta, questa qua te la faccio proprio da maschio bianco, etero, tutto quanto. È un 10, ma ogni volta che vai sesso vuole metterti un dito in culo. Seriamente. 10. Ma sei riconto quando Todd voleva farlo? Totta non può toccarmi il culo. Sono cambiate delle cose. 10. Ah, ok. Allora provato. Tocchi la pancia perché sei Totta, incinta. Sei riuscita finalmente a fatto. Sì, e ha fatto. No, no, no. Ok. Vi dirò. Vi dirò. È un 10, ma parla solo come i cazzo di trend di TikTok. Fa un sacco di riferimenti. Ad esempio, non so che a cazzo di cane arriva e fa "Scegli, scegli". No, no, peggio, no, tipo solo audio virali. Cioè continua a citare audio virali. Esatto, tipo zero. Assunta, finisce a coltellate. Finisce veramente a lame. Voglio vedere se qualcuno si è offeso perché io ho una cosa adesso. Simile con Clara che io odio totalmente ogni volta glielo dico. Ogni tanto canta le canzoni di TikTok quei 10 secondi e li ripete continuamente. Ah, io, non canta la canzone completa, canta quei 10 secondi e li ripete e li ripete e li ripete. Intendi me che in questi giorni sto cantando la sigla di Community che sono letteralmente due frasi di una canzone. È un 10 ma non è ancora morta. Zero. 10? È bello un avere due, un partner ancora vivo. È un 2 ma è appena morto.
20. È un 10, ma non ama Ciccio Gamer. 0. 10. È un 10, ma streama le slot su Twitch. 0. 0. L'avevano detto anche se Marla. Anche se non con i suoi soldi, ma con quelli della partner su quello slot. Peggio. Nessuno lo fa. Nessuna partner. Nessuno? No, no, in Italia, ti pare. È un 2. È illegale. Però ha 120 kg di massa magra. Come mai hai fatto questa? No, era casuale. Che chiedevo? Hamburger? Passiamo al Mac. Burghi? Ci sono i biscottini dell'Oreo. Sì, dai, vai a prendere. Sei più vicino. Vai a prendere. No. Io non so dove sono, non conosco questa casa. Tu sei venuto qua svariate volte, io no, Bertra. Stanno sul tavolo. Una. Dannazione, se solo io avessi fame. Ah, ma sti cazzi. La mia pettine è incredibilmente più forte della mia fame. È un 8, ma parla. Ma mette Bertra. Parole inglesi a caso. Bertra, stai veramente cercando di sfidarmi. 10. Stai veramente cercando di sfidarmi sulla pigrizia? Sì. Oh, oh. Stupido. È un 10, ma non fa un cazzo ridere. Proprio 0. Sono io? Cioè, che fa magari le battute che ci prova, però sì, tu resti sì, lì. Sì, sì, sì. Spesso. 3, no. Non ce ma la poi farei. Ha senso dello humor nel capire che non fa ridere? O è convinto? No, 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 è convinto. No, comico zero. Mancato. Gioca in Phoenix in Joker. Ma mi spara. E se non ridi, ti spara. 10. Totta, perché guardi i culoni? Totta, guarda i culoni. Mi ha mandato anche me, sì. Mi sono taggato che è partito il video. Sei tu? Perché non lo fai adesso? Ma comunque, quello lì che mi sta schiando da giorni, oggi mi ha scritto mi fa vedere i piedi. Mandagli una foto dei miei piedi. Grazie a Dio non ha visto la live. Madonna. Ah, raga, c'è questo che mi sta schiando da giorni interi. Vabbè, ieri se ne esce. No, l'altro giorno se ne esce con... Io ora ti chiamo. Perché voglio sentire la tua bellissima voce. Tu mi bloccherai. Ma io sono felice perché mi hai risposto. Ho paura. Sto andando in ansia. Ma tanto non rispondi. Forse dovrei smettere di scriverti. Ecco, chiamata persa. Il lavoro. Aspetta, chiamata persa. Grazie a Dio non hai risposto. Però cazzo, che cosa darei per una chiamata con te? Giorno dopo. Comunque sono quello che ti voleva sfondare il... sedere. Davvero? E che ti vuole leccare il succhiare i piedi. Poi oggi. Mi fai vedere i piedi. Ecco. La fan più molesta che avete mai avuto. Sì, notevole. Più molesta? Allora, molesta, cioè vabbè, pure questo, nel senso, è ipermolesto, ce n'ho tanti oggettivamente. Che mi ha più fatto dire greve quello delle piante a casa. Porca puttana. Io una volta avevo sta fan qua, che, allora, mi aveva scritto su Telegram. Un tipo mi ha mandato le piante a casa. Senza... Ovviamente che sapesse l'indirizzo. O meglio, senza che dovesse sapere l'indirizzo. A me una volta sta fan qua, molestissima, che avevo bloccato... continuamente su ogni piattaforma su cui mi scriveva, mi aveva scritto su Telegram e scrivendo, ma tipo messaggi mi fai eccitare tantissimo, se mi dici di lasciare il mio ragazzo lo lascio, adesso ti mando le mie foto sexy, così, e c'era tipo delle foto inquietantissime. Dopo esserti segato ti sei bruttissime, rotto. Bloccata su Telegram, mi scrive su Instagram, bloccata su Instagram, mi fa un secondo profilo, ribloccata su Instagram, a una fiera mi ha trovato, che è venuta lì, e mi fa, ah, ma comunque guarda che adesso mi è passata sta cosa qua della cotta, scusa, guarda che ti ho disturbato. E ho detto, vabbè, tranquilla. No, comunque adesso sai, sono anche fidanzata, però mia fidanzata è in giro per la fiera, se vuoi in hotel è libero e puoi salire con me. Porca puttana, ma non è una scusa questa! 10. Smash. No, non era da 10. Uganda. non era da 10, fidati, era da 2. Allora... 10. Se mi desideri così forte, ti desidero anch'io dopo un po'. Tu? Io forse simile. C'era questa qua che mi molestava un botto. Cioè, che mi si continuava a scrivere su Instagram poi alla lunga, perché blocchi tutto il resto, resta Instagram. E tipo... Ah no, ma è vero, scusami. Ah, fan dici però? Fan. Sì. O tizia con cui... No, fan. Ah cazzo, sennò vi do le basi. Eh sì, beh, cioè, resta fan, cioè... Resta fan? No, no, senti, lo fan, non può andare sulle ex ragazze. Perché sennò vi pisto tutto il giorno, tutta la notte. No, sta qua che continuava a scrivermi secca, che continuava con i profili fake a dire ti voglio, non mi rispondi, mi uccido. È mai successo? Sì, ma non a sti livelli, in realtà. Sta roba che dici... Non è che lo faccio anche da un po' meno di voi, quindi... Ah, sì. Roba che dici magari mi dà fastidio, ma blocco e via. Sì, o mi dà fastidio, ma blocco e via, o è fregna, me la scopo. A me non hai ancora detto che sono fregna, questa cosa mi offende. Fregnissima. Però ho già scopato con te. Sì, ovvio. Ma non perché è fregno.
Ah, perché solo perché sono facile. Sì, perché sei la mia puttana. Guardando le stelle che non ci sono. Ah sì, ci abbiamo una ring light. Un faro in gli occhi, infatti. Figa, la nostra cosa per la luce. Ok, ho capito, ma non c'è il faro. Ci sono le nuvole. Ci sono le nuvole come nella mia vita. Che cosa sarebbe tutto ciò? Parli. Perché cioè, sono le 11 e un quarto. Figa, stiamo scherzando, stiamo streamando a 5 ore. Sì. Penso che sì, penso che possiamo anche staccare. Ah, cinque ore no. Allora, così stacca. È stato un piacere, chiudo il computer fortissimo. Piaciuta la levetta piscinetta? Dito culo, Bertra. È vero, raga, dateci opinioni su questa live, no, che almeno valutiamo se farne altre o meno. Tipo domenica, cioè, io non prossima. Valuto un cazzo perché non sono negli amichetti, però decido loro. Se a te va bene essere il quarto amichetto per l'estate della domenica. Dipende, prendo il 25%. Ti pago in natura. È molto poco, te lo dico. È sempre qualcosa. Madonna, perca. Sì, sono un fallito. Sì, si può fare. Eh? Si può fare. Dico. Ti paghiamo una fee. Il 25% è la benzina di perca. Perfetto. Almeno non ho spese negli spostamenti. Ti portiamo una tannica di benzina ogni volta. Ah, dai, sono oggi. Puoi far sesso con Bertro ogni volta. Perfetto. Ma potrebbe fare comunque. 10. Smash. Danimarca. Grosseto. Non so se l'hai mai visto, il tizio toscano che fa solo video così. Sì, sì, ma io quello che passano, che tipo di patata al cartoccio. E a me oggi ne è passate. No, no, ma lui. E non io... l'ho neanche vista quella foto. A me oggi ne è passato uno con che tipo fa questa cosa lì, gli parte il filtro dei gatti, poi quello che gatto sei che ti fa diventare il gatto, fa miau miau miau. Anche io quello che fa diventare l'unicorno, anche. Il cavallo unicorno. Vabbè, dai, raga. Questo qua toscano, boh, tipo fa, non so, fa quasi solo Stitch o duetti in realtà, quindi... Lilo. Per un attimo quando ho detto fa quasi solo Stitch, pensavo tipo imitazioni di Stitch, il no, personaggio. È un 10 ma parla come Stitch. 100. 100? Meno 7. È un 10 ma la voce di un bambino di 4 anni. 0. È un bambino di 4 anni? 100. Smash. Grazie mille, Gabs, per la sub. Cosa? Che hai detto? È un 10 ma vive a Rozzano e vuole che ti trasferisci da lei. 12, adoro Rozzano. No, cazzo. Oh, sì, Rozzano. Sesso gratis in giro. Sesso San Giovanni. Rozzano. Raga, qualcuno ha nei paraggi il mio zaino? Perché sapete io devo prendermi le medicine. Sapete che mi sono già dimenticato la roba di patata al cartoccio? Te la spieghiamo un'altra volta, non possiamo dirla in live. L'ho già dimenticata. Non la possiamo dire in live. Però qualcuno è vicino al mio zaino, per favore? No. No. Okay. No. È la zia, t'ammazzi proprio. No. Allora, dopo quando stacco la live mi prendo la medicina. Quindi ora, ragazzi, spero che questa live vi sia piaciuta. Mi stai leggendo? In caso hai possiamo... il copione? Sì, hai il copione. Perché? spero che si vede, si vede. Spero che questa live vi sia piaciuta, raga, in caso ve la potremo riproporre domenica prossima. E tutte le altre domeniche. Sapete cosa vi posso riproporre io domenica prossima? Niente. Ragazzi, live in piscina da qui fino a dicembre. No, il problema è che qua non le possiamo fare tutte le domeniche. No, infatti. Io posso esserci a rompere il cazzo, però non possiamo essere qua. No, lo so, quello tranquillo. Mi spiace, cioè, sarebbe fighissimo. No. È uno scarafaggino. No, invece no. No, sì. No, ma te questo non ci sei, te non è un problema. Botta, sputami addosso. No, ok, è perfetto. Se noi viene lo stesso. Ok, posto. Sotto sputa. Lui l'avrebbe fatto ieri per davvero, avevo molta paura. Per un attimo ho tenuto... Ecco, ho temuto ragazzi, davvero per chi mi conosce veramente non di persona, sono una merda, cioè veramente sono un animale, cioè non ne frega niente di niente. Ho avuto timore ieri, cioè ieri penso di essere arrivato molto vicino. No, non stavo tipo studiando. Vogliamo radere qualcuno? Tua madre. Non fa streaming sua mamma. Smash. Uganda. Guarda che la mamma di Totta non fa streaming. Chad. Berta, la mamma di Totta non fa streaming, non è mica sua nonna. Ah, scusa. Radiamo mia nonna. Vorrei dare il vecchietto che suona la chitarra? No, che poi si mette a piangere. No, non ce la faccio a piangere un'altra sera, ragazzi, prego. No, dai, ti prego, radiamo un canale piccolissimo. Sì, è un live, ha un aspetto, dai, vai. Vado io. Ma no, dai, facciamo qualcun altro, facciamo sempre a lui. È la seconda volta. È di seguito. Dai. No, dai, facciamo qualcun altro. Dai, per favore. Facciamo. Ma l'hai proposto altro. Tu? No, sì. Sei l'infame, l'hai proposto tu, no, quindi ora vai, si fa. Fallo, Totto. Grazie. Fallo. Spostatevi, toglietevi. Smash. Perché vedete, io non vi volevo mettere il culo in faccia, beh. Dai, raga. Ah,
Vediamo la prossima. Bertra! No, Leo, non cercare di girarmi questa cosa che hai fatto tu. Senti l'unto sulla tastiera. Madonna santa, trattino basso. BJ, trattino basso. Madonna santa, che cazzo fai? Perché il tuo addome rientra? Perché posso tirarlo dentro quanto voglio? Abbraccino amichetti? No. Gli amichetti estivi. Quanto sembro più grande di tutti voi messi insieme? Aspetta, faccio un passo indietro. Tocotetta. Tocotetta. Tocotetta, tocco tocca. C'è tocotetta. Tocotetta, tocotetta. Tocco Alessio. Tocco me stesso. Cosa stiamo aspettando? Boh, niente. Unitevi a raid, raga. Dai, oh, siete, quanti siete? 613. 600 in live, 300 che fanno il raid. Dai, raga, non fate niente. Vi prego. Unitevi a raid. Unitevi a raid. Shadow Dai. Legends, lo sono sponsor. Sono i tuoi fioli, mangiarli. No, volevo fare una cosa più divertente, in realtà. Tu sei piromane. Sì. Va bene, grazie ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo un altro giorno. Bye bye. Ci vediamo alla prossima Ciao. Live di Todd, cioè mai. Todd? Todd, non picchiare. Ok, boomer. Termina la live.